Un Medio Oriente senza Israele e senza gli Stati Uniti, a iniziare dall'Egitto. Mahmoud Ahmadinejad ha celebrato il 32esimo anniversario della rivoluzione islamica. Il presidente iraniano ha parlato a centinaia di migliaia di persone riunite nella piazza Azadi, nel cuore di Teheran, al grido di morte all'America e morte a Israele. Le potenze arroganti sono alla fine del loro cammino, la vittoria è vicina ed è una conseguenza della rivoluzione iraniana del 1979, ha detto Ahmadinejad in riferimento all'ondata di rivolta in Nord Africa. L'11 febbraio culminano i 10 giorni di celebrazioni in Iran e i guardiani della rivoluzione hanno intimato all'opposizione di non scendere in piazza. Ieri Mehdi Karroubi, uno dei principali leader dell'opposizione, è stato opposto agli arresti domiciliari. Nessuno tranne la moglie può andare a trovarlo, almeno fino al 14 febbraio, giorno in cui l'opposizione ha chiesto alle autorità iraniane l'autorizzazione per manifestare a sostegno delle rivolte in Tunisia ed Egitto.